Scaia Rossa è stato per me una rivelazione, un vino che non conoscevo e che ho scoperto stranamente non in Italia, ma una volta che ero a New York sono entrato in un'enoteca bellissima, Sherry Lehman's, la più bella enoteca di New York, e l'ho trovato in mezzo ad altri vini e mi ha incuriosito per la bella etichetta, un'etichetta molto tranquilla, con questo nome scritto in rosso, Caia Rossa, e l'ho assaggiato e questo è quello che io ritengo sia un grande vino. È un vino prodotto in una zona della costa degli Etruschi, quella costa che è diventata famosa grazie soprattutto ai vini di Bolgheri, grazie al Sassicaia, all'Ornellaia e a vini ormai conosciutissimi. Ma ecco, in questo vino io ci trovo una incredibile armonia, un'incredibile eleganza, perché è un vino che si comincia a capire, ad apprezzare mano a mano che lo si beve, come tutte le cose veramente belle, le cose veramente buone, le cose importanti si apprezzano mano a mano che si scoprono. E io ricordo le prime degustazioni, cercavo di indovinare chi poteva essere che faceva un vino di questo genere, perché c'è una tale completezza in un vino è così, una completezza che non è casuale, una completezza che è data dalla conoscenza di tanti fattori, dal fattore agronomico e poi a come miscelare le uve e soprattutto a come affinarlo, e ho scoperto poi infatti che un vino fatto nel cemento, e il cemento si usa moltissimo nel Caia Rossa, e poi dei passaggi in contenitori di legno antico, non di legno nuovo, per cui il vino che se ne ricava è un vino estremamente fruttato, estremamente morbido, con una spalla tannica piacevole, e questa profondità, questo rimanere nella bocca per tanto tempo così pieno. Io credo che il Caia Rossa sia uno dei più grandi rossi della Toscana.